E le trame avevano tutte una struttura che era fichissima. Dico, sul serio, me ne divoravo tipo uno al giorno. Un libro intero in un giorno? Che roba. Sì, Johnny Gossamer seguiva sempre due casi, no? Che apparentemente non erano collegati. Uno era normale, l'altro era una cosa assurda. E alla fine scoprivi che erano collegati e che era tutto un unico caso. Questa è l'essenza del... Sì, mi capita continuamente. Ti dispiacerebbe non frugare là dentro? Oh, wow. È minuscola, ma è vera? Sì, è una Derringer, è carica. La chiamo la mia gay pistol. Perché? Perché è buona solo per un paio di colpi, poi la devi mollare per qualcosa di meglio. Me l'hai chiesto, capo? Sì. Cominciamo la lezione. La mia cliente è una certa Allison Ames. Sì. Allison Ames. Femmina, mi ha ingaggiato per una videosorveglianza. Bella topa? No, oh, non sai. Ti apre la porta e addosso porta soltanto una radio. Sì, mi invita a sedermi, si sbatte sulle mie ginocchia, accende una sigaretta. Davvero? No, idiota. Mi ha assunto per telefono. Ha pagato con la carta di credito. Ok. Regola numero uno. Sì? Questo mestiere, nella vita reale, è noioso. Ok. La devi fumare per forza. Vuoi che la spenga quando ci avviciniamo? Sì, appena trovi un cespuglio bello grosso e abbronzato, buttala via. E così conoscevi Harmony dal liceo. E lei dice che ti ha dato buca? No, non proprio. Voglio dire, se li ha passati tutti, tranne me. Anzi, no, non è vero, ha fatto un'eccezione. Ha accettato di non scoparsi il mio migliore amico, Chuck Chudney, perché era il mio migliore amico. Ecco, mi ha fatto questa concessione. Beh, è stato carino da parte sua. Anche se lui gliel'avesse chiesto, diceva che non l'avrebbe fatto. Stai giù. Silenzio. D'accordo. Chuck Chudney? Ma è gay. Che ha che non va quella macchina? Ma ti sembra un meccanico. Vieni. Lo dobbiamo pedinare.